Silvia, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Credo che sia il video più atteso degli ultimi giorni perché oggi finalmente vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Io, come già nel video precedente vi ho raccontato, ci sono stata sabato 21, ma se vi siete persi il mio diario di bordo di quella giornata, vi lascio il link ovviamente nel video qua sotto, recuperatevelo. Oggi andiamo a vedere tutto ciò che ho acquistato, partendo dal presupposto che non avrei dovuto comprare nulla perché sono in un profondo blocco del lettore e ho già un sacco di libri nella mia libreria, ho fatto dei danni molto 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 consistenti. Ero partita con l'idea di acquistare un paio di libri che ero certa di voler prendere, poi però ovviamente ho sforato enormemente il mio budget e ora vi faccio vedere che qui com'è: 1, 2, 3, 4, 5, 6 borsette. Queste sono solo alcune delle borsette che ho qui con me perché pesano tantissimo. Non vado in ordine di acquisto, vado a caso, però ovviamente vi racconto poi vari aneddoti. Allora, partiamo dalla prima borsetta che ho qui, che è una borsetta senza nome, e stiamo parlando della Queen Edizioni. Ho incontrato appunto durante il mio girovagare questa casa editrice che stavo comunque cercando, perché volevo andare a vedere di persona che cosa avevano portato al Salone del Libro, e ho trovato dei libri che volevo recuperare, che già in un video precedente, quando avevamo fatto acquisti su Libraccio, li volevo prendere. Ho approfittato perché venivano tutti 5 euro e a un prezzo di copertina di 13 euro ho voluto assolutamente approfittare. I primi due libri che ho voluto prendere sono i primi due volumi di una trilogia che, di cui io avevo già il terzo, convinta fosse il primo, invece appunto è il terzo, è Tate James con The Royal Trials, L'Impostore, e questo è il primo volume, e il secondo, The Royal Trials, Il Cercatore. Io ho L'Erede, che ero convinta fosse il primo volume, invece era il terzo, quindi per 10 euro ho acquistato entrambi. Sono super contenta perché era una trilogia che avrei tanto voluto leggere, ora ce l'ho completa e quindi sono super felice e credo che potrebbe essere una papabile lettura. Sempre da loro poi ho voluto acquistare, sempre per 5 euro, il secondo volume di Non lasciarmi di Evie Smoke, perché appunto avevo il primo, so che era uscito anche il secondo, desideravo prenderlo per poi leggerli in combo e quindi ho approfittato. Hanno tutti un prezzo di copertina di 13 euro, pagarli 5 secondo me è stato un affarone. Diciamo che in fiera c'erano alcuni libri ad buoni prezzi, altri invece li acquistavi normalmente a prezzo di copertina. Quindi sono molto curiosa poi di vedere anche come sarà questa duologia. Per finire ho acquistato il secondo volume di un'altra serie che avevo, che è Disgraceful di Autumn Gray. Sapevo che innamorarmi di lui era sbagliato. Io ho il primo libro perché mi ero fatta l'idea, convinta che potesse essere un retelling della Bella e la Bestia, ma non chiedetemi perché nella prima c'è una mela rossa. È uscito il secondo e quindi l'ho voluto acquistare e sono super contenta perché ora posso comunque iniziare queste serie. C'era anche un'altra serie che avrei voluto comunque continuare, ma mi pare che avessero il terzo e non il secondo, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere, la recupererò più avanti. E in tutto ciò, carinamente e super gentilmente mi hanno regalato questo libro qui, ovvero Non spezzarmi il cuore di L.A. Cotton. Io di lei avevo letto la Rickson Rider Series, che mi era piaciuta davvero molto, e quindi sono stata super contenta, anche perché insomma non era così scontato che potessero donarmi e regalarmi un libro, quindi sono stata super contenta e anche questo sarà probabilmente una prossima lettura. A me la Cotton piace un po' meno con la Verona Legacy Series, che era un retelling di Romeo e Giulietta, però sono stata super super felice. E poi mi hanno riempito di vari volantini, varie cosette,
carte e poi qui c'è il catalogo. Aspettate che se trovo quello che io volevo acquistare, ecco qui, Aspen e la serie appunto The Dragon Kings, lo volevo prendere, soltanto che c'era soltanto il secondo, e, no, il terzo mi pare, e quindi ho detto vabbè, lasciamo stare. E lì allo stand c'era Chiara Cavini, Chiara Cavini Benedetti, che autografava la trilogia, ma non volevo andare a spendere oltre tutto ciò che ho speso, che è già tanto. Poi passiamo ad una graphic novel. Sono entrata dal padiglione proprio dove c'era fumetti e ho trovato questo stand qua, Shock Dom, leggere il futuro, e appunto aveva tutte quante fumetti graphic novel molto carini, molto interessanti, dalle tavole molto molto belle, e poi c'erano appunto i firmacopie di, in quel momento c'erano due di autori, e tra i due ho preferito Mihai Rotari perché appunto mi stuzzicava di più il titolo e la storia. La ricerca del silenzio racconta la storia di Riccardo che ha appena concluso il liceo, ma non sa bene come proseguire gli studi ed è spaventato dal futuro. Decide di partire per un lungo viaggio a piedi insieme al suo migliore amico Lorenzo, nella speranza di riuscire a capire come gestire la propria vita. Mi sembrava una storia molto molto carina. Ovviamente poi sono andata a farmelo sketchare, quindi è stato gentilissimo e ha realizzato il protagonista con dedica, ma veramente in un paio di minuti lui mi ha re realizzato la dedica, quindi veramente bravissimo. Le tavole le ho trovate molto carine, molto definite bene, molto allegre, quindi. E anche la storia mi incuriosiva davvero moltissimo. L'ho pagato 18 euro perché comunque questi volumi hanno i loro prezzi, però sono super contenta e in realtà l'avrei già voluta leggere in treno tornando a casa, però ho detto no, poi lo rovino, magari mi si rompe, quindi sarà sicuramente prossima lettura. La Corte Editore. La Corte Editore l'ho conosciuta 2 anni fa al mio primo salone del libro, e in particolare perché sapevo che Ilaria Varese sarebbe stata presente con il primo volume della sua tetralogia Luna d'inverno, e quindi l'avevo conosciuta questa casa editrice all'epoca. Poi avevo acquistato un paio di libri che mi erano piaciuti tantissimo e quindi sono voluta tornare. Sono tornata e ho acquistato 3 libri. Dovevano essere tutti e 3 autografati, ma purtroppo una ragazza, sono tornata allo stand 3 volte e non c'era mai, e quindi alla fine ho lasciato perdere. Il primo libro che ho acquistato è Basta chiudere gli occhi di Francesca Caldiani. Mi è stato proposto da entrambe 2 ragazze che erano lì allo stand, quindi l'ho voluto acquistare. La vita può esplodere all'improvviso, basta chiudere gli occhi anche solo per un attimo. Mi hanno detto che sarebbe più un middle grade, ma è piaciuto tantissimo a entrambe le ragazze, avevano la mia età, quindi ho detto: ma sì, dai, se è comunque piaciuto loro una storia d'amore, seppur semplice, magari mi può aiutare anche a sbloccarmi in questa situazione. Punto, peccato che la ragazza non ci fosse nelle 3 volte in cui sono andata, però lo leggerò molto molto volentieri e l'ho pagato 16,90. Gli altri 2 libri li ho acquistati, che ho acquistato sono entrambi di Ilaria Varese perché era presente, ho fatto anche la foto perché è una ragazza veramente carinissima e dolcissima, e ho acquistato Croce d'inverno e Bacio di fuoco, il secondo e il terzo libro appunto della serie, perché ero veramente curiosa di andare avanti e proseguire con la lettura, e sono entrambi dedicati e autografati. Questo è il primo e questo è il secondo. Bellissimo, io sono super contenta e come dice sempre mia mamma, un libro autografato, un libro sketchato ha doppio valore. Quindi li metterò via veramente con super super cura, e nonostante io in questo periodo stia facendo cerniti nella mia libreria, i libri autografati non se ne andranno mai. Sono veramente dei libri a cui sono ancora più affezionata, anche perché appunto incontrare l'autore, parlarci insieme, farsi dedicare i libri non ha prezzo. Poi
Leone Editore è una casa editrice di cui non ho mai acquistato nulla, ma siamo stati fermati io e mia mamma dalla scrittrice, in questo caso da Ilaria Chinzari, che mi ha chiesto se avevo voglia di ascoltare quello che lei aveva scritto, la storia. Ce l'ha raccontata e devo essere sincera che mi ha colpito, ci è piaciuta ad entrambi e quindi abbiamo acquistato per 13,90 il libro Il mio nome è 23, di cui dovrebbe raccontare la storia di una ragazza dopo una grandissima delusione d'amore decide di andare in Siberia sulle tracce del nonno di un suo amico soldato morto e in questo viaggio incontrerà non solo alcuni misteri del passato ma anche il grande amore, quindi ci ha incuriosito, ci ha interessato e ci siamo fatti dedicare appunto anche il libro con una dedica secondo me meravigliosa perché la famiglia è la base sulla quale costruire l'altezza. Buona lettura, parole veramente molto profonde e molto molto belle. Poi mi sto riempiendo di libri ovunque, passiamo per spezzare ad Sperling. Allora, da Sperling sono stata lì principalmente per incontrare Silvia Ciompi, perché appunto lei faceva il firmacopie del suo nuovo libro, che ovviamente ho acquistato, eccolo qui, Oggi sarò tempesta, una copertina meravigliosa, ma com'è meravigliosa lei, e ovviamente me lo sono fatta dedicare, perché non potevo non farmelo autografare e dedicare, eccolo qui. Sono super troppo felice e non vedo l'ora di leggerlo. Sullo sfondo della Maremma toscana, la serie di due donne che affrontano con coraggio le sfide del quotidiano, dimostrando una forza straordinaria e una grande capacità di amare. Bellissimo, mi piace davvero un sacco e non vedo l'ora. Ovviamente però, visto che c'ero, mi ero portata dietro anche Tutto il buio dei miei giorni, che è il mio libro secondo me preferito in assoluto suo, e anche questo me lo sono fatta autografare e dedicare perché non potevo non farlo ed era da tantissimi anni che desideravo incontrare Silvia e finalmente ho realizzato questo mio piccolo sogno. Però sempre alla Sperling ho voluto acquistare anche la graphic novel di After. L'avevo vista un po' in giro su TikTok e su Instagram. Mi aveva incuriosito a grandi linee, a me la storia di After comunque è piaciuta, non è dispiaciuta, volevo dire. Il film pure, quindi l'ho voluto acquistare. Questo è il primo volume, quindi probabilmente ce ne saranno altri. Credo che questo racconti principalmente il primo libro, credo io, Non lo so, la leggerò e poi appunto ne potremo parlare insieme. Mi piace anche, le ho trovati delle storie molto tratti molto leggeri, molto pastellosi, nonostante la storia sia bella forte, bella potente, ho trovato questo contrasto molto interessante, quindi l'ho pagata, quanto l'ho pagata? 14 euro, quindi non male. Il libro di Silvia invece l'ho acquistato per 17, quindi ci sta. Poi, visto che sono qui, vi faccio vedere altri due libri che ho fatto autografare perché sapevo che ci sarebbe stata Anna Premoli e Felicia Kingsley. Hanno tenuto una conferenza a cui io non sono riuscita a partecipare, ma non mi ero neanche messa in fila perché una volta che ho visto la coda ho detto no, però ho voluto mettermi in coda per farmi autografare due libri e dopo un'ora e mezza ce l'ho fatta, ma avevo comunque calcolato questo tempo perché era tantissima gente. Di Felicia Kingsley mi sono portata Matrimonio di convenienza perché è uno tra le mie ultime letture sue che ho amato moltissimo e quindi qua c'è la dedica con firma. E di Anna Premoli, Come inciampare nel principe azzurro, altro libro suo che ho amato infinitamente, eccolo qui. E niente, sono super soddisfatta, super contenta perché due volte che vado al salone, due volte che incontro le mie, diciamo, scrittrici italiane preferite, quindi Anna, Felicia e questa volta anche Silvia, quindi diciamo che le emozioni erano veramente, veramente grandi. Poi passiamo ad un'altra casa editrice, passiamo a Dri Editore. Questa storia è un po' particolare perché il giorno prima del Salone del Libro siamo stati a vedere il Museo del Cinema e la Mole Antonelliana. Mentre stavamo scendendo nell'ascensore abbiamo incontrato due signori con un bambino e ci hanno appunto raccontato che la mamma del bambino era una scrittrice e
ed era appunto presente al Salone del Libro per autografare i suoi libri, e abbiamo anche scoperto di abitare all'incirca 40 minuti di distanza, quindi abbiamo detto: cavolo, assolutamente sabato quando andiamo dobbiamo andare allo stand Dri Editore. E la ragazza in questione è Sonia Gimor. Io non la conoscevo, io non conoscevo questa casa editrice, quindi sono stata super felice di conoscere questa nuova casa editrice, una casa editrice romance, ma anche un po' più sul genere anche ironico, di cui poi ho acquistato un libro che, a dire la verità, avevo già intravisto su Amazon, ma non avevo approfondito molto. Ho voluto comprare 3 libri di Sonia, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è stata carinissima, gentilissima, e poi altri 2 libri in generale. Allora, di Sonia ho acquistato The Coach, che dovrebbe parlare di tennis, e siccome è uno sport della nostra famiglia l'ho voluto acquistare. È stata gentilissima perché poi ci ha regalato anche questo bellissimo segnalibro con le perline e i pattini, perché poi appunto un'altra sua storia tratta di un altro sport, sono sport romance, a cui io non ho approccio sempre molto bello. Alcuni li amo, alcuni li odio, spero di amarli. Tutti i libri venivano 10 euro, quindi su ho preso questo più scusate, perché ovviamente l'abbiamo anche fatto autografare e dedicare, eccolo, ottimo. Poi, sempre di Sonia, abbiamo acquistato Endless Game e Triplo Axel. Eccoli qui, altri 2 libri Sportful Romance, di cui appunto non vediamo l'ora di leggere sia io che mia mamma, perché ci incuriosiscono davvero moltissimo. Entrambi dedicati e autografati, se lo trovo. Uno e 2. Ecco qua. E è stata poi super carina e gentile perché ci ha regalato anche un altro segnalibro a calamita. Eccolo qua. Bellissima, carinissima, dolcissima. Allo stesso stand ho voluto comprare Ti odio a prima vista di Valeria Corvino, che è più un, diciamo, un romanzo ironico, divertente, dove ci dovrebbe essere un Age to Love in ufficio. Quindi mi ha incuriosito. Ne ho letti pochi, ambientati in ufficio, quindi quando trovo qualcosa che mi ispira di divertente, frizzante, lo acquisto. Non c'era l'autrice, quindi non è autografato. E poi Principessa Cercasi di Rosemary Martins, e questo invece è autografato e dedicato, eccolo qua. Ed erano appunto alcune copie di questo libro che la scrittrice aveva già appunto precedentemente autografato, e è diciamo un royal romance con principi e principesse, e mi incuriosiva. Sapete che io sono un po' romanticona, mi piacciono un po' le storie con principi e principesse, quindi mi ha incuriosito. Passiamo velocemente al finale. Mia mamma da Fanucci ha voluto acquistare una trilogia, 3 libri, ma che probabilmente leggerò anch'io perché mi incuriosiscono davvero moltissimo, e secondo me siamo un po' sulla falsa riga di Bridgerton, quindi a me piace molto quel mood lì, e ha comprato 9 regole da ignorare per farlo innamorare di Sarah McLean. Di seguito 10 cose da seguire per non farselo sfuggire. E infine 11 sfide da affrontare per domare il suo cuore. Mi sembravano appunto una specie di Regency romance, molto appunto alla Bridgerton. Mi incuriosivano, hanno delle copertine molto belle. Abbiamo sentito alcuni pareri lì allo stand molto positivi, quindi li abbiamo voluti acquistare. E questi, solito prezzo di, sui 13 secondo me, 12,90, ecco, solito prezzo di questi libri qui flessibili. Termino con Bao Publishing, che è uno stand che ho cercato perché non riuscivo a trovare, e avrei tanto voluto incontrare di nuovo Stefano e Teresa, ma non erano presenti allo stand. C'era Zero Calcare, ma era impossibile perché già alle 11 di mattina avevano esaurito i posti per farsi autografare i fumetti. C'era Daniel Cuello, ma la stessa cosa, sarei dovuta tornare più tardi, ma avevo altro
in programma e quindi ho voluto incontrare due fumettiste graphic novel grafiche che non conoscevo e quindi ho voluto approcciarmi a qualcosa di nuovo. Mi hanno entusiasmato un sacco, le ho trovate super brave, super carine, super dolci e ho acquistato entrambi le loro graphic novel. Poi possono essere famosissime, ma io appunto ultimamente sono un po' fuori dal mondo per graphic novel perché non ho più acquistato nulla e sto parlando di Alice Berti con Calypso. Mi è piaciuto tantissimo la copertina, molto da queste tinte forti, e poi anche la storia che ho letto mi ha incuriosito moltissimo. Ovviamente me la sono fatta sketchare, eccola qui, poi mi ha lasciato il segnalibro e le tavole all'interno sono con tutte queste tonalità sull'arancione, colori molto marroncini, molto caldi, e la storia mi ha entusiasmato molto. Capire chi uccidere era facile, capire chi amare era tutta un'altra storia. Questo l'ho pagato 22 euro, anche in questo caso le graphic novel hanno un prezzo molto alto, ma perché comunque sono graficamente un passo in più rispetto magari a un semplice romance. E poi ho incontrato Alessandra Rostagnotto, Disco Sogni. Anche questo mi ha incuriosito molto perché è molto più, diciamo, tecnica diversa rispetto ad Alice, con questi colori bellissimi, molto pastellosi, ma molto sull'azzurro, sul rosa, che io adoro. E in questo caso non è che a loro non piacciono le tue canzoni, tu non funzioni proprio come persona. Questa frase è un po' forte, mi ha incuriosito e quindi ho voluto assolutamente farmi sketchare. È bravissima, cioè mi ha fatto un disegno meraviglioso e quindi sono super contenta di aver incontrato anche queste due fumettiste nuove. Spero appunto che mi piacciono, così poi da continuare ad acquistare magari anche le loro prossime opere. Sì, ho letteralmente finito, vi ho inondato di libri, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se siete stati anche voi al salone e che cosa avete acquistato o che cosa vi è piaciuto di più tra tutti questi acquisti. Vi mando un bacio grande, ovviamente qua sotto come vi ho detto vi lascio il video dove parliamo del mio diario di bordo di questa giornata, di quella giornata, tutti i miei social, venite a seguirmi su Instagram, su TikTok, Facebook, Goodreads, cerco di essere sempre super aggiornata e niente, un bacio grande, a presto, ciao!